La situazione è questa, vediamo un po' la classifica. Attualmente siamo primi a 16 punti con Benevento alle nostre spalle a una distanza di 3 punti. Abbiamo l'attacco migliore del campionato con 17 gol fatti e 7 gol subiti, un numero abbastanza importante, ma dobbiamo anche considerare il fatto che prima, diciamo, di queste partite giocavamo anche senza slide. Adesso con le slide sicuramente sarà leggermente diversa la situazione. Mentre le statistiche dei giocatori, abbiamo il nostro buon Caio Jorge che, ragazzi, è a 14 gol in 6 partite, numeri abbastanza realistici. E nel frattempo, nell'ultimo aggiornamento, ha aggiornato anche gli sponsor tecnici all'interno della maglietta, perché se non sbaglio prima c'era lo sponsor Cetilar, adesso c'è Prometeo. La prossima partita è proprio con il Cagliari, che è una squadra che obiettivamente vuole risalire subito in A, ha una squadra che gli permette di poterlo fare. Sicuramente noi siamo allo stesso livello, non voglio dire falsità perché i nomi ce li abbiamo, però sicuramente sarà un big match di questa Serie B. Per questa partita vorrei giocare con questi 11 che vedete: Tutino, Caio Jorge, Mann, Vasquez, Esteves, Bernabé, Osterwolde, Valenti, Scalvini, Del Prato, Buffon. Praticamente tutti i nostri titolari, anche perché appunto è un big match. Quanto riguarda le maglie, andiamo a vedere, penso che vadano più che bene così. E siamo al Tardini di Parma, ragazzi. Le squadre entrano in campo per questa partita importantissima. Ricordo che stiamo giocando con le slide e modalità estrema. Ho aumentato la difficoltà perché altrimenti segnavamo veramente troppi gol. Attenzione adesso, Caio Jorge viene innescato. Caio Jorge! C'è il primo gol! Dire Caio Ken! Caio Jorge! C'è il primo gol di questo Parma contro il Cagliari. Ottima giocata verso Caio Jorge, che buca il portiere del Cagliari. Bisogna stare attenti adesso alle imbucate difensive. E infatti c'è Lautaro Valenti in ottima copertura. Ancora Bernabé, lancia lungo per Caio Jorge. Mamma mia, Bernabé, che passaggi, ragazzi. Ancora Caio, re Caio Caio Ken, la passa dietro, a rimorchio, per Mann! Palla centrale, anticipato bene ancora il Parma. Mann sbaglia il passaggio, la sponda verso Caio Jorge. Ancora Del Prato, palla per Mann. Ancora Mann, ancora Mann, può andare al centro. Ancora Mann, vede sul secondo palo Caio Jorge, ma viene anticipato. Ancosu verso la Padula, bloccato da Scalvini, ma recupera palla. Pavoletti da fuori, tenta l'Eurogol, ma la gira fuori. Palla bellissima per Caio Jorge, subito Bernabé, allunga per Mann. Mann! Bruttissimo il tiro di sinistro, brutto il tiro di Mann. Dobbiamo cercare di fare subito il 2-0 perché contro il Cagliari sarà difficile come partita. Bernabé vede Mann, lo serve, ma capisce la difesa e si lotta ancora a centrocampo. Bernabé arpione il pallone, Caio Jorge la passa lunga per Vasquez. Vasquez se l'allunga un po' e arresti incredibile su Vasquez. Passa per Tutino che viene praticamente fermato. Adesso la Padula gestisce la palla per Pavoletti. Osterwolde deve recuperare Pavoletti, tiro un po' smorzato e Buffon la para agilmente. Vasquez in copertura, gioca bene il Cagliari adesso. Attenzione, la Padula! Tiro da lontano che va fuori. Bene la palla per Vasquez. Vasquez! E c'è il palo gol del nostro numero 10, Vasquez! Bellissimo gol, bellissima azione da parte del Parma che porta il risultato sul 2-0 con il gol di Vasquez. Allora, molto bene Esteves, molto bene anche Bernabé. Allora, diamo un po' di spazio a Romero. Dopo inseriamo Juric al posto di Esteves e attualmente mettiamo Kubo al posto di Valenti. Di fisicità in difesa. Eccolo qui l'autore del gol che esce per far entrare il giovane Romero. Gira subito per Tutino. Tutino vede Romero che l'allunga subito per Caio Jorge. Caio Jorge, Caio Jorge, tu per tu con Aresti! La tira fuori. Incredibile che gol si è mangiato Caio Jorge. Mamma mia, davanti al portiere, raso terra a fin di palo. Per Wolde su Di Pardo. Non deve crossare, però riesce a crossare. Bene Kubo in difesa. Ancora il Cagliari. Scalvini si mette davanti. Attenzione, palla in mezzo. Scalvini anticipa ancora. Palo! Palo incredibile di Goldaniga. Attenzione che è soltanto il 67esimo, quindi cerchiamo di non prendere gol. Cerchiamo di mantenerlo questo vantaggio. Bernabé verso Caio Jorge, che l'allunga per Mann.
po' lenta la palla, ma la difesa è abbastanza immobile. Mann la mette in mezzo, ancora Caio Jorge, chiude la pratica Cagliari. Caio Ken, Caio Jorge, ancora gol per il giovane brasiliano, scuola Santos di proprietà della Juventus, ma potremmo riscattarlo. Attenzione, cross in mezzo, ancora Scalvini, oggi in formissima. E ripartenza Parma con Mann, che veloce può andare Mann. Brucia tutti, brucia tutti in progressione, Mann si divora il 4-0, incredibile Mann davanti al portiere, però riprende palla sempre Mann, che supera Barreca. Adesso è un assedio da parte del Parma, palla lunga verso Benediziak, anche lui sbaglia davanti al portiere, la gira per Mann, anche lui molto in forma oggi. Mann sterza, Benediziak, no, Esteves per Romero, che vede un buco, bellissimo il passaggio verso Mihaila, e ancora Parma vicino al gol, ma se lo mangia davanti a Resti, la mette, e Kubo salva, salva Resti, incredibile, ancora bene Benediziak, e adesso finisce ufficialmente Parma-Cagliari 3-0, ma una partita che avremmo potuto vincere con un numero maggiore di gol. Prossima partita con il Venezia, ragazzi, eccola qua, vediamo la classifica. Siamo lontanissimi dal Venezia, più 10 punti, siamo primi a 19, il Venezia attualmente tredicesimo. Una squadra come il Venezia che è tredicesima, nonostante sia appena scesa dalla Serie A e comunque ha un organico di ottimo rilievo, non comprendo come possa essere tredicesimo in questo momento. Quindi però dobbiamo stare attenti, perché queste squadre si rialzano facilmente, quindi stiamo attenti a questa cosa. Abbiamo un problema di formazione, ragazzi. Mann e Mihaila sono stati convocati dalla nazionale rumena, quindi dovremmo fare a meno di loro. In questo momento ci conviene mettere Romero come esterno destro, portarci dietro Zagaritis e Koulibaly e giocare con Romero come esterno destro, tanto lo può fare come ala destra. Abbiamo Zagaritis che può giocare anche come esterno sinistro nel caso in cui Tutino, diciamo, inizia a calare un po' a livello fisico. Quindi giocheremo con questa formazione: Buffon, Osterwolde, Valenti, Scalvini, Del Prato, Esteves, Vázquez, Bernabé, Tutino, Caio Jorge e Romero. Quindi maglia nera per il Venezia e noi bianca, praticamente bianconera. Sì, secondo me si evidenzia un po' di più questa cosa, quindi mettiamo così Venezia nero e noi giallo-blu. Loro giocano con Jonsen, Novakovic, De Vrijs, Andersen, Cuisanz, Fiordilino, Ullman, Ceccaroni, Wisniewski, Zampano e Mempa. Pronti per Venezia-Parma. Subito per Vázquez, la passa centralmente, Vázquez prova a innescare Caio Jorge, ma viene chiuso. Attenzione De Vrijs, gira lungo. Gira dietro per Zampano, ancora, ancora il Venezia, c'è il primo gol del Venezia. L'ho detto, ragazzi, loro sono abbastanza difficili da affrontare e l'hanno dimostrato sin da questi primi minuti di gara. 1-0, Tutino, va al centro, cerca di crossarla per Caio Jorge ma viene bloccato. Osterwolde pesca Caio Jorge ma obiettivamente credo fosse in fuorigioco, che non viene chiamato però dall'arbitro. Attenzione a Novakovic, la gira per De Vrijs, ancora palla dietro per Fiordilino che vede Novakovic, Buffon, e c'è il 2-0 Venezia. Incredibile come non parano questi portieri, ragazzi. Gol del Venezia, Novakovic. Voglio provare a fare una cosa, ragazzi, voglio provare con un 3-4-3 che diventa un 3-5-2 praticamente. La voglio provare così, ragazzi, voglio vedere che succede quando ripieghiamo in una difesa a 5. Sostanzialmente siamo leggermente più coperti, perché vedo che ci perforano un po' troppo con questo gioco. Eccolo lì il fallo su Bernabé. Dai, non si è fatto nulla, speriamo bene. Infortunio per Bernabé, speriamo che non sia nulla di grave. Novakovic cerca di metterla in mezzo, Buffon, parata palo. Subito giù verso Vázquez, la gira per De Vrij, e De Vrij per Tutino, Osterwolde, ancora Vázquez, Tutino, accorcia le distanze, vai, prendi sta palla, Tutino. Lo sapevo che con questo metodo forse potevamo gestirla meglio. Attenzione a Novakovic, ancora il Venezia, mamma mia quanto abbiamo rischiato in questa imbucata. Tutino la mette dentro, cercare Romero, ma il piccoletto non può andare. Cerottino per Bernabé,
e in questo caso mettiamo Ricci avanzato praticamente esterno sinistro. Adesso può andare Tutino in progressione, ancora Tutino, la cross in mezzo a cercare Romero di testa, Mempa al Venezia, cross in mezzo, Scalvini, bene. Eccolo qui, il nuovo entrato, se non sbaglio anche la Real Face, apre benissimo verso De Vrij, Lautaro deve andare a chiudere, Lautaro Valenti, bene Buffon, smanaccia via, deve sterzare, aspettare che i compagni ritornino in attacco, infatti c'è Romero, vede Caio Jorge, lo stop è così, infatti, la mette in angolo il Venezia, la pericolosità del cross da parte della difesa veneta, adesso c'è Romero vede Vasquez! Anticipato il momento del tiro, ancora angolo, può andare in velocità ma viene comunque raggiunto da Ups. Caio Jorge si mette a fare praticamente l'esterno, la cross in mezzo sul secondo palo, ancora anticipo, Esteves l'appoggia su Vasquez e prova il tiro da fuori ma è murato. Palla corta, sbaglia tutto la difesa del Parma, attenzione a Connolly, incredibile Buffon, possiamo anche capire. Attenzione, ancora il Venezia, prova con Cuisanz, ancora Buffon, partita al Cardiopalma, ci potrebbe essere la prima sconfitta stagionale del Parma, Cardiopalma-Parma, sembra quasi fatto apposta. Ancora il Venezia con Connolly, ancora Buffon sul finale di gara, 2 minuti da recuperare e Tutino sbaglia l'aggancio. Romero la lunga per Tutino ma finisce 2-1, prima sconfitta stagionale del Parma. E ci può stare ragazzi, contro il Venezia avevo detto che sarebbe stata difficile. Perdiamo 2-1, Monsoulé della Juve lo prende o no? Potrebbe essere un'ottima scelta Soulé, ma avevo nel lab un altro giocatore che mi interessava. Io vorrei puntare molto di più su di lui piuttosto che su lei, perché Ake alla fine non è stato convocato, cioè non viene convocato principalmente dalla prima squadra, mentre su lei alla fin fine qualche partitella la gioca, quindi a livello di realismo vedrei più un Ake al Parma piuttosto che un su lei. Giocatore infortunato, contusione al gomito, 5 giorni, va bene così. Resoconto finale su Pablo Solari, giocatore molto interessante, ma considerate che molti top club sono proprio su questo giocatore, quindi sarà difficile prenderlo e non possiamo prenderlo in quest'anno viste le regole della Serie B. Savio, altro giocatore interessante, lui in realtà potremmo prenderlo perché è brasiliano ma gioca nel PSV Eindhoven, praticamente giocando in un campionato europeo come lo è l'Olanda, i Paesi Bassi, anche i giocatori extracomunitari alla fin fine possono essere comunque tesserati in Serie B, quindi lui lo aggiungiamo all'hub mercato. L'unica problematica è che attualmente è in prestito, quindi nel caso andiamo in Serie A l'anno prossimo non ci sono problemi, ma nel caso rimaniamo in Serie B l'anno prossimo comunque potremmo provare a prendere anche questo Savio. Prossima partita ragazzi contro il Genoa, siamo ancora primi a 3 lunghezze dal Bari e 4 dal Benevento, il Genoa sta dietro a 11 punti, questa è un'altra di quelle partite come lo è stata quella col Venezia, quindi mi raccomando attenzione. Torniamo a giocare ovviamente con Mann sulla fascia, visto che comunque sono tornati dall'impegno con le nazionali, quindi ritorniamo con Mann sulla destra, do un po' di spazio a Mihaila perché comunque Tutino magari lo facciamo un attimo respirare, e anche per questa partita preferisco mettere Buffon che Scuffet perché comunque è un big match quello contro il Genoa e serve comunque l'esperienza di un portiere come Buffon. Preferirei... no, va bene, giochiamo con queste maglie. Molto bella quella del Genoa, c'ha anche la lucentezza sullo stemma. Loro giocano con Ekuban Yeboah, giocatore che stiamo seguendo, Yeboah, un giovane prospetto italiano. Yalcin, Badeli, Strootman, Gudmundsson, Cisborra, Maximovic, Bani Hefti e Semper. Squadra veramente molto minacciosa, quindi attenzione. Non l'avevo ancora vista una cinematica così. Bella, all'interno dei spogliatoi, i giocatori sul campo, bella. Forse ci sta soltanto per i big match questa qui. Eccoci qua al Tardini di Parma ragazzi, per Parma-Genoa, big match della Serie B. Due squadre che hanno voglia di rivalsa, di ritornare in Serie A. Recuperiamo palla, grazie a Bernabé, adesso Mann. Supera Cisborra, bene. Bene Mann, sembrerebbe un'offesa ma in realtà è il suo cognome. Ancora Mann, Semper. Cross in mezzo, bene Mihaila. Però la palla passa a Yeboah, ancora Buffon, prende Osterwolde questa volta, ancora Recaio, gira dietro per Bernabé, la passa per Esteves, se la posiziona, ma viene chiuso,
Adesso palla per Vasquez che si gira e non riesce a tirare. Andare a accorciare adesso Osterwold. Cross in mezzo! Incredibile gol del Genoa. Gol fulmineo di Badeli. Ma che cross teso ha messo Yeboah. Che cross teso ha messo Yeboah, ragazzi. Cioè, praticamente era coperto da Scalvini, ma è stato talmente veloce che si è addormentato Scalvini. Gol del Genoa al 24esimo, partiamo male. Anche se non eravamo partiti del tutto male come gioco, a differenza del Venezia, la partita col Venezia. Adesso ancora Mann, va sul fondo, la cross in mezzo, Mihaila! Al momento del tiro bloccato praticamente. E Kuban, sempre minaccioso lo scorso anno su FIFA 22. Adesso Yalcin, gira su Del Prato, ancora Yalcin, Buffon, ci mette una mano. Strootman, via questa palla, attenzione, Buffon ancora, eccolo qui, proprio Mann, questa volta però si affida a Caio Jorge, che può andare in lungo, Caio Jorge, sopra la traversa, incredibile gol mangiato da Caio Jorge, però disturbato comunque dai difensori, sembrava quasi che l'aveva presa sempre, ma in realtà ha semplicemente sfiorata. Bene Bernabé, verso Mann. Ancora Mann, cross in mezzo, Caio Jorge anticipato, subito Caio Jorge verso Mann, capisce tutto, bene Mann, ancora Caio Jorge verso Mann, non è fuori gioco, Mann verso Mihaila, sbaglia l'ultimo passaggio Mann, incredibile, ma c'è ancora Bernabé verso Vasquez, il tiro da fuori, sempre. Va Romero, subito verso Esteves, ancora, palla al centro, verso Mann, Caio Jorge, e non è fuori gioco, re Caio Ken, Caio Jorge, agguantiamo il pareggio con Caio Jorge su sponda di Mann, bello. Attenzione adesso il passaggio verso Ekuban, devono scattare i nostri difensori, Scalvini su Ekuban, sbaglia tutto, Osterwold lancia lungo, attenzione, Frendrup. Verso Badeli, l'autore del gol. Ancora Ekuban. Coda! Fuori! Ancora Bernabé. Palla verso Mann. Cross in mezzo. Verso Esteves! Manca il tiro Esteves. Incredibile. Ancora Gudmundsson, Del Prato su di lui. Attenzione, palla dentro. Scalvini, lanciala fuori. Ma il lancio è così. Ancora palla per Ekuban che gira verso Coda. Ancora Buffon. Incredibile, che partita! Cercherà sicuramente verso Coda. E infatti capiamo tutto e la buttiamo ancora in angolo. Palla ancora verso Coda. Bernabé anticipa. Attenzione adesso, palla verso Mann. Può andare il cavallo pazzo. Mann il cavallo pazzo. Può andare in velocità il cavallo pazzo. Ancora, spazio per lui. Mann. Si fa praticamente tutto il campo. Ancora Mann, se l'allunga un po' troppo. E finisce 1-1 Parma-Genoa. Incredibile. Poteva essere il coast to coast di Mann. Ma ci sta, ragazzi. 1-1.